Salve a tutti, sono Fabrizio per PokerStrategy.com. Questa è la nostra terza parte della serie intitolata Crushing NL50. Durante questa presentazione andremo ad analizzare e vedere gli ulteriori concetti che il gioco post-flop, della strategia Big Sack Strategy ci offre. Ricapitolando velocemente, nel primo video, se ricordate, abbiamo visto ciò che riguardava il gioco pre-flop e i range di apertura. Nel secondo video invece siamo andati a vedere più nello specifico alcune teorie che riguardavano per esempio il principio di una puntata e le sue applicazioni. Buona visione. Innanzitutto mi piacerebbe parlare appunto dei contenuti di questo video. Ovviamente specifico già che ogni contenuto sarà integrato da una serie di mani d'esempio come nei video precedenti e come nei video che seguiranno. Come primo argomento tratteremo appunto i range e nel dettaglio il titolo è Pensare in termini di range, ovvero noi andremo a vedere come non dobbiamo focalizzarci sul pensare alle singole mani dell'avversario, ma a pensare all'insieme di mani che lui possa avere e appunto ragionare in termini di range ed equity. Vi introdurrò anche Equilator, che è un programma molto utile che ci servirà appunto a calcolare la nostra equity rispetto a dei range avversari. Parleremo della lettura delle mani, ovvero vi spiegherò i concetti base che vi fanno capire come si possa essere in grado di riuscire a determinare la tipologia o la mano specifica che il nostro avversario ha, appunto. Ed infine andremo a trattare una serie di concetti più specifici, come quello di una situazione in cui siamo way ahead, way behind, che appunto vedremo in seguito. Oppure altre situazioni, ovvero per esempio il pot control, la protezione e il valore. Ed eccoci con il primo argomento, pensare in termini di range. Prima di appunto trattare l'argomento che seguirà, ovvero quello della lettura delle mani, dovremmo proprio sapere che cos'è un range e in che modo ci aiuta. Anche se, come leggete, la spiegazione è già scritta, mi piacerebbe parlarne anche. Un range è appunto un insieme di mani che un giocatore può avere in una determinata situazione. Ovviamente, il contesto in cui noi analizziamo questa definizione sarà quello di pensare che il nostro giocatore in questione, ovvero il nostro avversario, sia un giocatore razionale, appunto dotato di un livello di pensiero sensato e quindi non un giocatore definibile proprio fish che gioca a caso. Ma comunque invece un giocatore appunto che ha una sua logica, che non per forza deve essere quella ottimale, ma ha comunque una sua logica nel modo di giocare la propria mano. Se infatti un giocatore giocasse casualmente, proprio semplicemente in base al suo umore, determinate carte, sarebbe appunto difficile, se non quasi impossibile, determinare il suo range. Ma in realtà, come sappiamo, anche i giocatori scarsi giocano a poker con un qualche sorta di obiettivo, comunque nel senso no, non giocano senza alcuno scopo, giocano comunque magari con l'obiettivo di vincere la mano e quindi comunque una certa linea da parte loro si può ricondurre perché non giocheranno tutte le mani in tutte le situazioni allo stesso modo. Per questo motivo il range è sì più difficile da attribuire, ma comunque possiamo riuscire ad avere delle linee guida. Quindi abbiamo appena detto che il range è l'insieme delle mani che un giocatore può avere in una determinata situazione, in base anche appunto alle informazioni che abbiamo, ovvero e anche alle nostre aspettative. Ovviamente il range non è mai qualcosa di sicuro al 100%, perché è una nostra stima in base alle azioni avversarie. Magari a volte ad un eventuale showdown il nostro avversario vi mostrerà una mano che non vi aspettavate di vedere e in questo caso saremmo stati noi a commettere un errore durante l'intera mano, durante la lettura della mano nelle varie fasi, proprio perché per l'aver escluso quella mano che lui ci mostrerà allo showdown in anticipo. E ovviamente per continuare con il nostro, con la nostra prima slide, dobbiamo anche riuscire a capire che cos'è l'equity. In sostanza, l'equity, indica la probabilità che un certo range, ha di vincere contro, un altro range oppure contro una mano. Appunto, per esempio, se noi andiamo a vedere, una mano preflop come Asso K,
questa mana ha una certa probabilità di vincere contro donna-donna. Ovviamente in questa probabilità di vincere e perdere si sono anche incluse le volte in cui il pot verrà splittato. Questa appunto era l'equity semplicemente di due mani confrontate tra di loro. Ovviamente noi possiamo anche comparare più mani tra di loro appunto per riuscire a capire un equity più generale appunto di una mano paragonata ad un range. Per esempio, se noi aggiungiamo adesso K offsuited anche asso asso e KK contro l'equity di donna donna, jack jack e 7-2 off, potremmo paragonare paradossalmente l'equity di questi due range. Possiamo sia valutare l'equity dei range pre-flop, sia valutarla anche per esempio al flop, perché se noi abbiamo una determinata mano e siamo al flop e pensiamo ad un certo range avversario, possiamo anche valutare la nostra equity rispetto al suo range su quel flop, quindi le possibilità di vittoria, quelle di perdita e quelle in cui andremo a splittare. È un concetto non troppo difficile che adesso con l'aiuto di Equilator vi spiegherò meglio. Questo programma, Equilator, è in grado di calcolare le probabilità, per esempio, di una mano come asso K contro donna donna. Nel dettaglio, in un paio di secondi riuscirà a calcolare appunto l'equity di queste mani. Ma l'equilator può far ben di più che semplicemente paragonare l'equity di due mani tra di loro. Infatti possiamo scegliere dei range di mani specifici, appunto deselezionando alcune mani e selezionandone delle altre. Possiamo anche aggiungere un flop, un turn e un river al calcolo dell'equity. Tutto ciò rende Equilator uno dei programmi migliori da sfruttare per lo studio post-sessione. Infatti, grazie appunto all'esperienza, anche all'uso continuo di questo programma, riusciremo a capire anche durante le sessioni stesse come per esempio una nostra mano reagisce e che equity ha rispetto al range avversario in una determinata situazione. Ed eccoci al primo esempio di cui parlavamo prima. Paragoniamo appunto asso K a una mano come donna-donna. Ora, vorremmo appunto riuscire a capire la fetta del pot che ci spetta a noi e che spetta al nostro avversario quando andremo all-in con queste due mani. Con l'aiuto della numerazione Monte Carlo, come leggete, siamo in grado di vedere che il risultato è all'incirca 43,9% per asso K contro 56,0% di donna-donna. Perciò capiamo che pre-flop, andando lì in asso K, è svantaggiato rispetto a donna-donna perché appunto sta ad una percentuale inferiore. E in queste situazioni, come vedete, abbiamo semplicemente paragonato due singole mani. E se ci sforziamo un po' di più, riusciamo a rendere la cosa molto più interessante e riusciamo a sfruttare Equilator al meglio proprio quando compariamo determinati range tra di loro oppure semplicemente determinati range contro la nostra mano. Ed eccoci qua, come vedete stiamo ora paragonando due range di mani differenti per riuscire a comparare l'equity di questi due range tra di loro. E questa è una situazione semplicemente pre-flop, ma noi possiamo per esempio assegnare anche determinate carte sul flop e riuscire a vedere come l'equity cambia. Come vedete abbiamo aggiunto ora un flop e in realtà su questo flop non è cambiata praticamente di nulla l'equity, è scesa leggermente quella del secondo range. E questo perché? Perché il flop ha aiutato entrambi i range nello stesso modo, quindi l'equity in realtà non è particolarmente cambiata. Bene, questa era una breve introduzione ad Equilator, spero vi sia sufficientemente chiara. Come ho già detto all'inizio di questa piccola parentesi Equilator, vi suggerisco appunto di usarlo il più possibile proprio perché con il tempo e l'esperienza riuscirete ad avere sensazioni sempre più corrette e stime di range e dell'equity della vostra mano rispetto ad un range sempre più esatte. Questo semplicemente sfruttando Equilator il più possibile. Infatti, questa sensazione, questo studio dell'equity dei range è davvero importante sulla long run, appunto durante il nostro percorso di giocatori, ecco. Ed ora vorrei focalizzarmi e passare al prossimo argomento, ovvero la lettura delle mani. E per farvi capire appunto anche quanto Equilator sia importante per determinare un certo range dell'avversario. Grazie appunto allo stabilire in che modo e qual è il range dell'avversario, potremmo anche determinare un piano per quanto riguarda la nostra mano.
È infatti ovviamente più facile prendere una decisione nel poker se abbiamo già un'idea della tipologia di mani che il nostro avversario ha in mano rispetto a semplicemente giocare le nostre due carte. Partiamo appunto con la definizione di lettura di una mano. L'abbiamo già detto in realtà, la lettura di una mano significa valutare il range di un avversario in base alle informazioni che abbiamo, in base alla situazione. È molto importante infatti tenere sempre in mente che l'avversario non ha mai una singola mano, ma gioca nello stesso modo, in una stessa situazione, un determinato numero di mani, un range. Infatti difficilmente andremo a pensare o dire ok, questa puntata e questa azione dell'avversario al flop e pre-flop mi indica che ha questa mano. È difficile appunto che l'avversario abbia una specifica mano, è molto più probabile che abbia un range, ovvero una serie di mani che giocherà in quel modo. Una volta definito il concetto di lettura di una mano, ovviamente ora dobbiamo chiederci come funziona e come siamo in grado di attuarla. Ovviamente dovremmo sfruttare ogni singola informazione che il nostro avversario ci ha dato e che abbiamo appunto captato. E ovviamente nel poker e in ogni singola mano ci sono davvero molte informazioni che dobbiamo essere in grado e iniziare a usare in modo sistematico. Un ottimo modo per sfruttare le informazioni è quello di valutarle in ordine cronologico, ovvero in ordine di tempo. Infatti, la prima cosa che dobbiamo vedere è come il nostro avversario ha agito pre-flop. Per esempio, in che range lo mettiamo anche quando ha foldato? Ovviamente non ci interessa, però ci dà un'idea comunque in retrospettiva di che mani folda e di che mani gioca. Infatti, le volte che non folda, giocherà il restante range di mani e le potrà giocare in modi diversi, perché potrà fare un raise, potrà fare un call, potrà fare un limp. Tutto questo dipende appunto dalla sua tipologia di mani. In ogni caso metterà dei soldi nel pot e quindi giocherà la mano. Ovviamente in base a questo tipo di azione l'avversario, abbiamo già detto, avrà sicuramente mani differenti. Solitamente il suo range, il suo raising range, ovvero il suo range con cui farà raise, sarà più forte del range con cui farà call. Allo stesso modo, il range con cui farà call sarà solitamente più forte del range con cui farà limp e così via, arrivando appunto al range con cui farà un re-raise, che sarà ancora più solido, più forte. Quindi stabilito in base appunto alle sue azioni pre-flop un range iniziale dell'avversario, grazie al post-flop e ad osservare appunto su tutte le street le sue azioni o reazioni. E riusciremo ad escludere dal range iniziato, scusate, dal range stabilito inizialmente, determinate mani. Passo passo possiamo infatti escludere man mano determinate mani che il nostro avversario poteva inizialmente avere nel suo range pre-flop, ma che in base alle situazioni post-flop non sono più probabili. Tutto ciò che leggete nella seconda lista della slide sono informazioni sfruttabili per la determinazione di un range. Ovviamente possiamo anche aggiungerne ulteriori. Per esempio, va bene, come c'è scritto, un'informazione chiave è la tipologia di giocatore che appunto rispecchia anche le tendenze del suo gioco. Appunto come gioca di solito, se è tight o loose, aggressivo o passivo. Come tende a giocare pre-flop e come tende a giocare post-flop. Le risposte a queste domande determinano appunto un range in modo molto più facile. Appunto, per esempio, un giocatore maniac aggressivo avrà un range molto più ampio rispetto a un giocatore loose passivo che tutto d'un tratto gioca una mano in modo aggressivo. Quindi sfruttare tutte queste informazioni, ovviamente sfruttiamo anche per esempio la posizione, gli avversari anche contro il nostro avversario che sta giocando, scusate il gioco di parole, proprio perché tutte queste informazioni sono importanti per metterci al suo posto e capire con che mani giocherebbe in quella situazione. Quindi le più importanti tipologie di informazioni le possiamo estrarre. Appunto, ripetendo, dalla tipologia di giocatore, dalle tendenze nel suo gioco e ovviamente facendoci anche aiutare dalle statistiche che il nostro Hold'em Manager, Poker Tracker, ci garantirà. Come ho già detto, la lista potrebbe essere prolungata perché, per esempio,
i timing tells, i betting patterns, ovvero la prima cosa sta a significare le reazioni di tempo con cui il nostro avversario va a puntare, i betting pattern stanno a significare le dimensioni che lui sceglie del pot e altre cose simili, insomma. Tutte queste informazioni sono, se unite tra di loro, determinanti per stabilire il range avversario. Non vogliamo infatti solo giocare le nostre carte, ma vogliamo anche avere un'idea di quale possa essere il range e che mani possibilmente possa avere l'avversario in mano. Perciò, appunto, stimiamo un range in ogni situazione e lo facciamo di nuovo ogni volta che la situazione si rinnova o cambia. Infatti, ogni volta che c'è un minimo cambiamento durante la mano, quindi magari c'è una bet e lui reagisce, oppure si passa dal preflop al flop e lui fa un'azione ulteriore, il range del nostro avversario si evolve e spesso saremo in grado di escludere mani che avevamo segnato in precedenza. Al contrario, però, non possiamo, ed è controproducente, aggiungere determinate mani se le avevamo già escluse dal range in precedenza. Questo è ovviamente più difficile da fare contro avversari capaci, proprio perché, se vi ricordate, l'abbiamo visto anche nel video precedente, chi, diciamo, è capace tenderà per esempio a giocare le proprie main hands come i draws, come i progetti, proprio per giocarle aggressivi allo stesso modo e non polarizzare il proprio range di mani per non essere leggibile. Quindi anche se contro avversari più forti il range stimato potrà essere più ampio, possiamo comunque chiederci cosa lui farà con una parte delle sue mani, con un'altra parte delle sue mani, se noi facciamo una bet, se noi facciamo un raise e così via. E dopo aver stimato tutte le nostre possibilità e tutte le sue eventuali reazioni, dobbiamo prendere appunto una decisione. La decisione che prenderemo sarà quella che ha l'expected value, ha appunto il valore atteso migliore e ovviamente quindi quella che sul lungo periodo ci farà guadagnare di più. Attenzione perché questo significa che alcune volte, per esempio, ci succederà anche di andare broke, ovvero andare all-in, con una mano più debole rispetto a quella del nostro avversario, ma questo comunque potrebbe andare bene se la nostra mano comunque fosse stata in vantaggio rispetto all'intero range dell'avversario. Per esempio, se noi andiamo a vedere l'esempio più classico, ovvero quello di cui tutti si lamentano e che tutti dicono ma avrei potuto foldare per i flop. KK contro Asso Asso. Se noi andiamo all-in preflop con KK e sbattiamo in faccia all'Asso Asso del nostro avversario, le persone inizieranno ad avere dubbi, a dire caspita, ma potevo foldare preflop, questo era un chiaro fold, eccetera. No, ovviamente no. Perché il range con cui un ipotetico avversario pensante può andare all-in è sicuramente maggiore di Asso Asso e basta. Nel suo range ci può essere Asso K, ci può essere Donna Donna, addirittura Jack Jack e mani anche inferiori. Quindi è ovvio che KK in questa situazione contro il suo range è più che profittevole per andare all-in. È normale appunto che se noi giochiamo contro un range intero ci saranno anche le volte in cui ci scontreremo contro Asso Asso. Ed è appunto importante non essere avanti a tutte le mani del suo range, ma essere avanti all'insieme del suo range in termini di equity ovviamente. Allora, il calcolo delle V, come vedete dalla formula, può forse spaventarvi. Allora, in questa formula distinguiamo due gruppi, diciamo, due calcoli diversi. Il primo, che è P-fold per pot, che sta a significare il guadagno che noi avremo quando il nostro avversario folderà. Come vedete, questo primo risultato va sommato a un'altra serie di calcoli. Questa serie di calcoli stanno a significare la parte complementare del nostro guadagno, ovvero quando il nostro avversario non folderà e quindi quando dovremo scontrare l'equity della nostra mano rispetto a quella della sua allo showdown. I termini sono intuitivi, in realtà, come vedete, P-fold sta per la probabilità che l'avversario foldi, equity sta per appunto equity, pot sta per la dimensione del pot e bet sta per la puntata del nostro avversario. Se noi per esempio volessimo calcolare le V di un bluff, semplicemente ci basterebbe inserire sul valore di equity 0, visto che il nostro bluff appunto è una giocata che andrebbe fatta quando la nostra mano non ha nessuna equity allo showdown.
Se pensiamo che, per esempio, il nostro avversario non folderà mai, invece, basterà appunto sostituire al valore pfold 0, ovvero la probabilità che il nostro avversario foldi, il 0%, lo 0% delle volte. Ok, questa era una proprio base spiegazione della matematica che sta dietro alle V di una giocata. Ovviamente non vi deve piacere, non vi preoccupate, non è fondamentale, è solo un'analisi specifica, insomma, di ciò che voi andate a valutare durante le vostre partite. Questa matematica di base è comunque importante per riuscire a farvi capire appunto che qualsiasi giocata e l'esito di qualsiasi giocata, se noi andiamo a stimare bene i parametri da valutare, può essere calcolata in termini matematici. Ora seguiremo l'argomento successivo, che appunto tratterà la serie, scusate, di argomenti successivi, che sono in realtà quattro, e andranno a vedere determinate situazioni post-flop e come reagirci. Ovviamente queste quattro situazioni non stanno a significare tutte le situazioni, ma sono comunque situazioni che si presentano spesso e che, nonostante siano concetti base, sono sicuramente molto utili da, sapere. La prima delle situazioni che andiamo a vedere è quella di Way Ahead, Way Behind. È una situazione particolare in cui, l'equity, che abbiamo contro una parte del range avversario è molto elevata e, l'equity che invece abbiamo contro la restante parte del range avversario è al contrario molto bassa. E, entrambe, le parti del range dell'avversario sono probabili allo stesso modo. Se noi proviamo, a contestualizzare, ecco, quello che sto dicendo, immaginiamoci, di giocare con Asso K, contro un range stimato, dell'avversario, che è composto magari di pocket pairs e K-donna e K-jack. Ecco, immaginiamoci un flop dove noi hittiamo top pair, top kicker, quindi abbiamo un K e, il nostro e le altre due sono carte basse. In questo caso il nostro avversario potrebbe avere un set, perché potrebbe appunto con le pocket pair nel suo range avere un set, o potrebbe anche avere top pair con un kicker medio come appunto K-donna o K-jack. Il restante numero di mani, appunto come capiamo, ha un'equity molto bassa rispetto alla nostra, perché anche le sue top pair o le sue pocket pair hanno circa due outs per migliorare, quindi hanno circa un 5-10% di equity rispetto a noi al flop. Al contrario, le mani con cui ha già un set hanno un'equity altissima. Questo cosa sta a significare? Significa che noi non dobbiamo più proteggere la nostra mano da eventuali progetti, perché sappiamo che una parte del range avversario ha un'equity molto bassa. Allo stesso modo, non dobbiamo nemmeno provare a estrarre valore giocando in modo aggressivo, perché il nostro avversario non folderà mani peggiori della nostra, bensì ci darà azione con le mani migliori. L'obiettivo che abbiamo appunto in queste situazioni di way ahead, way behind è quello di arrivare allo showdown, ovvero al river, nel modo, ovvero dopo il river, scusate, nel modo più economico possibile. In questo modo vinceremo il massimo se in vantaggio e perderemo il minimo se in svantaggio, oltre a dare la possibilità al nostro avversario di bluffare appunto con le mani che non miglioreranno contro la nostra. Questa linea, diciamo, si applica spesso a mani come coppie o doppie coppie su board senza progetti completati, dove è difficile che il nostro avversario migliori rispetto alla nostra mano, ma è anche difficile estrarre valore da mani peggiori. Un altro vantaggio del giocare in queste situazioni way ahead, way behind è quello che ho già detto, ovvero quello di estrarre valore dai total bluff dell'avversario, che per vincere la mano dovrà appunto bluffare senza alcuna equity. Ovviamente, tendo a sottolineare di nuovo che questa situazione va valutata solamente se noi pensiamo che la parte del range avversario che ci domina totalmente è ugualmente possibile alla parte del range che invece noi dominiamo totalmente con un'equity elevata. Infatti, se noi ovviamente ci troviamo KK su un board dry post-flop e il nostro avversario gioca in modo aggressivo, questa non sarà mai una situazione di way ahead, way behind, perché le mani che ci battono potranno essere 3 o 4, mentre le restanti mani nel suo range saranno molte di più quelle che appunto noi battiamo con la nostra overpair. Quindi attenzione a non sovrastimare le situazioni di way ahead, way behind ed identificarle bene. La maggior parte delle volte, infatti, una parte del range avversario, ovvero
quella che noi battiamo o quella che ci batte, prevarrà spesso sull'altra. Ed infine vorrei parlarvi dei concetti di pot control, protezione e valore. Questi concetti sono, diciamo, correlati tra di loro e per questo penso vada bene parlarne insieme. Innanzitutto proviamo a parlare del pot control. Dovremmo giocare in pot control quando la nostra mano non siamo sicuri possa vincere il piatto. Cosa vuol dire? Vuol dire che quindi noi vogliamo tenere il piatto basso ed evitare di ingrandirlo a dismisura in una situazione in cui non abbiamo la certezza di vincere. La soluzione migliore è quindi quella di giocare in maniera passiva. La protezione è invece giocare la nostra made hand, quindi un punto già fatto, quindi come una top pair, two pairs e mani del genere, in modo molto aggressivo, appunto per evitare che il nostro avversario riesca in modo economico a chiudere o comunque a vedere ulteriori carte come il turn e river per chiudere i suoi eventuali progetti. Quindi viene da sé che al contrario per giocare in protection, ovvero appunto proteggersi dai progetti, il gioco migliore è quello aggressivo. La protection appunto si sfrutta quando pensiamo di avere la mano migliore e non vogliamo che il nostro avversario ci superi, riuscendo a vedere uno dei suoi outs, ecco, che ci batta. Valore, invece, giocare per valore sta a significare giocare in modo sempre aggressivo la nostra mano, voler ingrandire il piatto proprio perché pensiamo di essere in vantaggio rispetto al range avversario ed è probabile che lui voglia comunque continuare a giocare molte mani del suo range. Quindi anche quando puntiamo per valore andiamo a giocare in un modo aggressivo. Ovviamente, se presi singolarmente, questi principi sembrano particolarmente semplici. Il problema è quando si vanno a intersecare, ovvero molto spesso. Infatti può succedere tranquillamente che possiamo avere una mano che pensiamo batta il nostro avversario, ma pensiamo anche possa essere battuta. E oltretutto il nostro avversario ipoteticamente potrebbe anche avere un draw. Quindi come vedete ho appena unito tutti questi tre principi insieme. Ovviamente dobbiamo sempre chiederci, vogliamo davvero fare una bet o vogliamo non farla. Per prendere una decisione, dobbiamo sempre valutare, la forza della nostra mano. Se andiamo a vedere appunto, alcuni esempi, pensiamo ad uno spot dove su un board senza progetti abbiamo una top pair oppure un overpair. Potrebbe essere per assurdo sia una situazione dove vorremmo estrarre value, ma anche una situazione in cui non vorremmo ingrandire il pot particolarmente, quindi sia pot controllare sia estrarre valore. O, per esempio, la stessa situazione su un board con dei progetti. Questa potrebbe essere addirittura anche una situazione per protection, una situazione di protection oltre che di pot control e valore. Un altro esempio è quello di un set su un board con già possibili scale o colori. In una situazione del genere potremmo, per esempio, giocare in pot control, pensando appunto o essere sia abbattuti e poter appunto riuscire a chiudere un full out nel modo più economico possibile, o al contrario voler estrarre valore e quindi giocare invece per valore perché pensiamo di essere ancora avanti rispetto alla maggior parte del range avversario. Come vedete, nello stesso spot le decisioni possono seguire non solo un singolo di questi principi, ma possono seguirne diversi. Ed ovviamente questo va a la decisione va presa in base alla tipologia di avversario ed altri mille fattori. Infatti, questi principi non possono essere scelti solitamente in modo unito, bensì dovremmo sempre sceglierne uno che va a scegliere il perché facciamo una puntata. Questo come lo andremo a scegliere? Lo andremo a scegliere grazie alla lettura delle mani, ovvero andremo a stabilire il range avversario e scegliere appunto perché vogliamo puntare o perché appunto non vogliamo puntare, eventualmente per pot controllare proprio grazie alla lettura della mano. La scelta che dovremo prendere, appunto, sarà quella che risulterà ottimale contro la più ampia parte del range avversario possibile. Quindi, se contro 2 terzi del range avversario sarebbe giusto giocare per valore, ma contro 1/3 del range avversario sarebbe giusto giocare per pot control, sicuramente l'opzione migliore sarà quella di giocare per valore.
Ok, penso che di concetti teorici ne abbiamo visti fin troppi in questa terza parte, quindi passerei pure alla serie di mani, ad esempio. Ed eccoci appunto alle nostre mani, ad esempio. Come vedete, nella prima mano abbiamo asso asso. In questa mano cercheremo di discutere il principio della lettura delle mani. Ovviamente immaginiamo di avere la mano avanti a qualsiasi range avversario e scegliamo di fare un raise. UTG. Riceviamo un call da parte di un giocatore unknown e un altro call da parte di un giocatore tag sullo small blind. Ora ha sicuramente senso parlare dei loro range. Proviamo a parlare di quello del tag. Ha solamente chiamato preflop dopo che c'è stato un raise o un call e ha checkato al flop. Cosa potrebbe avere? Beh, sicuramente in un full ring potrebbe avere una pocket pair. Nella maggior parte dei casi potrebbe anche avere dei suited connectors, comunque sicuramente delle mani speculative. E in ogni caso, non è molto probabile che vada a chiamare coi suited connectors fuori posizione, quindi sicuramente la maggior parte del suo range è composta da pocket pair. E il giocatore unknown invece ha sicuramente un range più largo, perché non lo conosciamo intanto e perché comunque sceglie di fare un flat call in posizione, quindi potrebbe anche avere appunto lui suited connectors, dei broadways, degli assi suited, diversi tipi di mani. Scegliamo di fare una continuation bet che è di circa 2/3 del pot e riceviamo un call dal giocatore unknown. Dopo che abbiamo ricevuto un call da parte sua, possiamo ulteriormente provare a stringere il suo range, no? Quindi provare a sfruttare quello che abbiamo visto nella parte teorica. E sicuramente possiamo escludere diverse pocket pair dal suo range, soprattutto quelle più basse come 5-5, 4-4. Potrebbe anche fare call tentando di slow playare eventuali set, eventuali scale con 7-9, magari avendo chiamato preflop con suited gappers. E comunque nel suo range ci sono ancora molte mani che battiamo, come Jack 10, Donna 10, magari Jack Donna, diverse coppie più un gutshot. Flush draw e così via. Come vedete, però, subiamo un raise da parte del giocatore tag. E nel momento in cui proviamo a immaginarci nella sua situazione, lui vede una continuation bet da parte nostra, un flat call da parte di un giocatore sconosciuto e sceglie di fare un raise. Questa mossa è sicuramente molto forte e io penso che la nostra mano in questo spot difficilmente è in vantaggio. D'altronde, appunto, la sua linea al flop di giocare in check raise contro due avversari, oltretutto, è sicuramente forte. Io, francamente, se vi ricordate, avevamo parlato del fatto che il suo range fuori posizione pre-flop potrebbe essere composto principalmente da pocket pair. E giocando così, direi che la maggior parte delle volte potrà avere un set, anzi, quasi sicuramente avrà un set. Quindi su questo flop, dopo questa azione da parte di un giocatore tag, quindi tight aggressive, possiamo foldare senza alcun problema e lasciare al giocatore unknown la problematica, ecco. Ed eccoci alla mano successiva, dove ci troviamo nuovamente contro un giocatore tight aggressive e un giocatore sconosciuto sul button. Il giocatore tight aggressive decide di aprire da appunto middle position, late position. Proviamo subito a focalizzarci sul suo range. Allora, secondo noi il range potrebbe essere composto da asso asso, KK, donna da fino a 10, 10 e 9, 9. Anche asso donna suited, asso jack suited e anche asso donna off probabilmente. Magari anche K donna suited, perché no? Il range del giocatore sul button è sicuramente più ampio, visto che magari starà chiamando anche con sicuramente molte mani speculative. E a questo punto noi abbiamo due opzioni, quella di fare un cold call. Con il rischio però, per esempio, di giocare sia la mano fuori posizione contro più giocatori e sia di far entrare anche big blind, o quella di fare una 3-bet. I vantaggi della 3-bet sono sicuramente quella di magari far foldare il giocatore tight aggressive e giocare un piatto heads up contro il giocatore sul button, che potrebbe essere un potenziale fish. Gli svantaggi sono che appunto il range del giocatore tight aggressive non è particolarmente ampio. E quindi con questa 3-bet potremmo trovarci in situazioni marginali. Come vedete, il giocatore decide di forbettare il giocatore tight aggressive. E quindi a questo punto la nostra azione diventa molto spesso un guessing game, ovvero pensare a cosa lui sta pensando e viceversa. Perché in questo caso lui potrebbe pensare che
noi stiamo anche facendo uno squeeze in modo profittevole, anche magari con mani come 7-8 suited, 10-9 suited e così via. In ogni caso, anche il suo range, puramente per valore di 4-bet, penso possa comprendere donna donna più e asso K. Quindi proviamo ad andare a vedere com'è la nostra equity paragonata a quel range. Allora, proviamo quindi a escludere le mani più deboli del range che abbiamo provato ad assegnargli pre-flop, quindi appunto 9-9, 10-10, asso donna e magari anche Jack-Jack. Diciamo che Jack-Jack è molto oppo, dipende molto dalle tendenze del giocatore. Ecco. Comunque, per escluderlo per chiarezza. Ah, scusate, non... Eccoci qua. E come vedete abbiamo un equity attorno al 40,9%. E le pot odds che riceviamo in questa mano sono circa del 40,7%, se non ricordo male. E quindi proprio per questo motivo l'azione è davvero marginale, perché come vedete il suo range è davvero stretto, però noi non siamo sicuri, lui giochi in 4-bet per esempio con Asso K, potrebbe anche semplicemente chiamare in posizione con Asso K. Allo stesso modo, se però vedete il suo range si allarga leggermente anche con solo asso donna o con magari 10-10, la nostra equity sale sicuramente tanto. Se invece lo stringiamo levandogli appunto donna donna, che è poco probabile visto che abbiamo noi donna donna, la nostra equity scende particolarmente. E quindi in questo caso scegliamo di foldare contro un giocatore tag. Ma se per esempio la stessa situazione si verificasse ed il giocatore avversario fosse un maniac, e quindi il suo range potrebbe essere allargato, quindi magari a Jack-Jack, Asso Donna, perché magari a volte, essendo un giocatore più aggressivo, non crederà al nostro squeeze. Come vedete, contro un giocatore del genere sarebbe sicuramente più profittevole andare all-in. E appunto contro un giocatore maniac sarebbe proprio quello che io tenderei a fare, proprio perché nel suo range ci possono essere anche altre tipologie di mani. Il risultato della mano però non ci interessa, l'importante è aver fatto la giocata giusta contro quello che abbiamo stimato essere il suo range. E proviamo ora a vedere come i principi delle puntate possono colludere tra di loro. Come vedete qua abbiamo Asso K da middle position e raisiamo. Un giocatore tight aggressive difende il big blind. Con cosa pensiamo possa difendere il big blind? Sicuramente con suited connectors e pocket pair principalmente, magari anche dei Broadway. E una volta che lui checka a noi al flop, noi abbiamo ovviamente due opzioni, quella di checkare behind e quella di bettare. Entrambe possono aver senso, ma soprattutto perché magari anche diversi giocatori particolarmente tight aggressive, scusate, che quindi difendono solo pocket pair sul big blind, sarebbero magari in grado di foldarle anche direttamente su questo flop se appunto il nostro range da loro stimato può essere particolarmente chiuso. E oltretutto saremmo anche in grado di fargli foldare diverse mani che magari potrebbero outdrawarci al turn come suited connectors o mani del genere. E quindi in ogni caso qua scegliamo di fare una continuation bet e il nostro avversario ci chiama. In questo caso, dopo il suo call, mi aspetto spesso possa avere una pocket pair e la carta al turn, che è una donna, favorisce sicuramente una nostra second barre. Infatti noi abbiamo puntato al flop non semplicemente senza un piano, ma con l'idea di sfruttare anche diverse carte al turn per una second barrel che ha sicuramente moltissima fold equity. Infatti qua il nostro avversario sarà raramente in grado di continuare con 5-5. Ma proviamo in realtà in termini di equity a vedere come lui è riuscito a giocare la sua mano se proviamo, ipotizziamo a metterlo su una pocket pair media, quindi 5-5. E questo potrebbe essere il nostro range di apertura da middle position 1, quindi ass jack suited più 9-9 più e magari anche K donna suited. Come vedete al flop la sua equity era di circa del 46%, quindi sicuramente il suo call era più che valido. Ma vi posso far capire come sfruttare la donna al turn come un'ottima carta per una second barrel abbia assolutamente senso. Se infatti proviamo a inserire sul turn una donna offsuited che non completa i progetti di colore, la sua equity vediamo scende drammaticamente attorno al 29%. Quindi questo vi fa capire anche come la nostra bet al flop fosse proiettata sia per creare situazioni future al turn and river di potenziale expected value positiva, quindi magari sia hittando un asso o un K, ma sia anche sfruttando carte che non abbiamo in mano, ma che il nostro avversario temerà in maniera completa. Qua la situazione è molto simile, voglio solo mostrarvi come appunto la situazione, pur essendo simile, possa avere opzioni diverse. E un giocatore tag limpa da UTG più 2
E noi scegliamo di isolare ovviamente con ASSO K. Su che range lo mettiamo? Bene, ora noi lo mettiamo sul range principalmente composto da pocket pair. Il flop è praticamente identico e scegliamo di fare una continuation bet allo stesso modo. Ora però non scende più una donna, scende un K. E quindi noi adesso abbiamo un ottimo punto. E qua si vanno a collidere due principi base delle puntate. Ovvero qua noi potremmo sia puntare sfruttando la fold equity del K e facendogli foldare tutte le pocket pair proprio perché questa carta la sfrutteremmo anche se non avessimo un K in mano, come prima abbiamo sfruttato la donna con Asso K in mano. Allo stesso modo, però, in questo modo faremo foldare molte mani contro cui siamo particolarmente in vantaggio, quindi tutte le pocket pair medie e così via. E quindi questo principio si andrebbe a colludere con quello del massimizzare l'expected value nella singola mano, perché in questo caso probabilmente l'opzione migliore sarebbe quella di checkare behind, proprio per dare la possibilità al nostro avversario di pensare di avere la mano migliore e quindi magari farlo giocare in check call al river. E appunto scegliamo questa volta di checkare behind ed una volta che il 5 di cuori scende al river, se il nostro avversario bettasse sicuramente noi ci limiteremmo al call proprio perché non mi aspetto alcun valore nel fare un raise visto che ci chiamerebbero solo 9-9, 5-5 e sicuramente mani che ci battono. Una volta che però ha checkato sicuramente fare una value bet relativamente piccola è l'opzione migliore. Proprio per estrarre valore dalle mani come 6-6, 7-7 e così via. E passiamo pure alla mano successiva. Come vedete abbiamo 7-8 suited dal cutoff, tutti i giocatori hanno foldato, quindi scegliamo di aprire la nostra mano. E riceviamo un cold call da parte dello small blind, che poi checka su questo flop particolarmente drawy. Sicuramente qua una continuation bet sostanziosa è la opzione migliore, proprio perché come ho detto il board è relativamente drawy a diversi progetti di scala. E il giocatore chiama il flop. Bene, proviamo ora a pensare con che range lui ci ha dato questa azione finora. Il giocatore è sconosciuto, quindi non mi sento di escludere nulla con cui chiamerà per flop che poi abbia hittato al flop. Quindi potrebbe sicuramente avere qualsiasi doppia coppia, qualsiasi coppia, un gutshot più una coppia, una scala, scusate, 4 quinti di scala più una coppia, magari anche delle overpair, mani del genere. C'è da dire che però la maggior parte delle volte invece con le mani che ci battono, quindi le two pair superiori, quindi in questo caso 9-8 e 9-7, e anche con dei set, anche se sono comunque poco probabili, quindi 9-9, 8-8 e 7-7, penso giocherebbe in raise al flop su un board così drawy. Probabilmente giocherebbe in slow play solo con una scala già fatta. Il turn non è sicuramente un'ottima carta per noi. E il nostro avversario checka di nuovo. Ora penso la nostra situazione possa essere di way ahead, way behind, ovvero la maggior parte delle volte saremo molto in vantaggio contro una parte del range avversario o saremo magari con due outs o tre outs disponibili contro il suo range. Scegliamo quindi di checkare behind proprio per anche fare del pot control. E una al river penso però sicuramente potremmo chiamare una sua bet proprio perché abbiamo sottorappresentato la nostra mano e perché come abbiamo visto nella parte teorica giocare in modo way ahead, way behind induce anche al bluff gli avversari che non hanno showdown value. Quindi in questo caso io mi aspetto lui possa anche puntare con diverse mani che hanno poca showdown value o che comunque potrebbero sfruttare il 6 al turn dopo il nostro check behind come una scary card. Come vedete l'avversario checka e nel momento in cui checka io penso qua una value bet sia la cosa giusta da fare perché avendo noi già escluso al flop le mani come two pair che ci battono o i set, io non penso lui giochi in check al river con una scala e non mi aspetto quindi ci siano altre mani che battiamo che non vogliano, scusate, altre mani che ci battono che non vogliono estrarre value direttamente al river con una donk bet. Quindi sicuramente una value bet al river è valida per farci chiamare anche magari da mani come Asso 9, two pair inferiori, magari 7-6, e comunque mani che comunque sappiamo essere indietro per il modo in cui ha giocato alla nostra two pair. Ora andiamo a vedere due mani dove possiamo provare a parlare dei concetti di pot control e protection. Come vedete apriamo da middle position Asso K, è un giocatore che in realtà non ha full stack, quindi potrebbe variare leggermente il nostro stile di gioco, difende dal big blind.
Il flop, come vedete, ci è favorevole e direi la continuation bet è standard, anche la dimensione mi piace. E subiamo un raise. Se proviamo a metterlo su un range, sicuramente può avere dei bluff, può avere raramente un progetto, perché qua l'unico progetto è un progetto con 7-9, che è un open-ended, può avere già two pair o può avere una mano contro cui siamo veramente in vantaggio e con cui ha 5 out. Quindi qua, se proviamo a valutare il principio da seguire, ovviamente dobbiamo scegliere tra pot control, protezione e valore. Quindi abbiamo detto che nel suo range la maggior parte delle volte ci può essere 9-7 bluff puri e made hands che o sono in vantaggio contro di noi oppure hanno solamente 5 outs. Quindi sicuramente qua l'opzione migliore potrebbe essere quella di fare un call per indurre e tenere nel piatto anche tutte le mani che già battiamo. Ovviamente noi scegliamo di chiamare il flop con poca intenzione di abbandonare la mano sulle street successive, ma principalmente per estrarre value nel modo migliore possibile. Ok, come vedete il turn è una blank e il nostro avversario betta nuovamente, quasi committandosi direi. E sicuramente qua potremmo sia andare all-in perché il nostro avversario comunque difficilmente folderà, sia chiamare per tenere nel pot anche i bluff ed indurlo ad un successivo bluff al river. E scegliamo di chiamare, ma la differenza è davvero minima, e scegliamo appunto di fare giocare in modo passivo, solamente, come vedete, abbiamo giocato in modo passivo per valore, ovvero l'abbiamo lasciato bettare col suo intero range per 3 street e abbiamo giocato in modo anche limpido il nostro asso K. La situazione ora è simile, come vedete, e facciamo una continuation bet su un board che ha un'unica differenza, quella di essere molto più drawy rispetto al precedente, avendo anche più flush draw e più straight draw possibili, e anche perché no, 2 pair con 6-7. La nostra continuation bet forse avrebbe dovuto essere un po' più grande, ma a parte questo comunque il nostro avversario vedete raise allo stesso modo. La nostra situazione è ora al flop sicuramente migliore contro il suo range, perché? Perché avrà sicuramente più progetti nel suo range, quindi la nostra mano ha un equity maggiore rispetto al suo range totale. C'è anche da dire però che in questo caso dovremmo sicuramente proteggere molto più spesso la nostra mano contro il suo range, giocando quindi la maggior parte delle volte in 3-bet, quindi raisando nuovamente con il piano di chiamare il suo all-in. Ovviamente se noi giocassimo in 3-bet e lui chiamasse solamente, sicuramente non folderemmo più la mano anche se per assurdo il 5 di picche scendesse al turn. Questo perché? Perché nel pot avremmo messo troppi soldi per poter foldare ad un eventuale turn. Quindi come vedete qua la soluzione su un flop molto più drawy è quella di optare per la protection e andare all-in direttamente al flop. Vediamo ora una situazione di way ahead, way behind, dove tutti foldano e dallo small blind rilanciamo asso 7 suited. Non è sicuramente un open raise contro tutti i giocatori, ma contro la maggior parte sicuramente lo è. Il giocatore sul big blind difende e il flop ci è favorevole, ovviamente abbiamo top pair con un medium kicker. La continuation bet qua mi piace perché comunque è una continuation bet che chiama value, ricerca value da mani peggiori che sicuramente potrebbero seguirci, ma avremmo un problema perché se il nostro avversario raisasse, sicuramente giocare questa mano fuori posizione sarebbe difficile. Il nostro avversario ha chiamato e al turn direi che siamo in una situazione di way ahead, way behind, dove lui potrà chiamare sia con mani che ci dominano, quindi asso 8 più e asso 3 nel dettaglio, sia con mani che hanno contro la nostra equity circa 5 outs, quindi magari 9x, 3x o magari anche dei gutshot e mani strane, voglio dire. Quindi in questo caso sicuramente l'opzione migliore è quella di fare del pot control e giocare in check call al turn, sia per appunto lasciarlo bettare anche con eventuali float che hanno chiamato il flop, sia per appunto fare come ho detto del pot control ed evitare di ingrandire il piatto con una mano con cui non siamo sicuri di essere in vantaggio visto che siamo way ahead, way behind. In questo modo, giocando in check call, bilanceremo anche il nostro range di eventuale check fold al turn, qui, perché la maggior parte, immaginate magari se al flop raisiamo, pre-flop raisiamo con 6-5 suited, facessimo una continuation bet al flop, al turn dovremmo giocare in check fold. Quindi giocando ora in check call con la nostra mano, bilanciamo per esempio sullo stesso board anche il nostro range.
E scegliamo di chiamare il turn e come vedete il nostro avversario dopo il nostro check al river sceglie di bettare nuovamente. Il river non è sicuramente uno spot facile perché il river è comunque una blank, non aiuta praticamente niente se non i tre appunto. E il suo range di value bet è sicuramente davvero stretto perché con tutti gli assi splitteremo tranne che con asso 9 e asso 3. Quindi ci rendiamo conto che in questo caso noi la maggior parte delle volte chiameremmo con l'aspettativa di o trovare una mano come asso 9 e asso 3 oppure trovare un total bluff, perché la maggior parte delle volte lui con un asso penso potrebbe checkare blind. Comunque in ogni caso il fold è davvero difficile anche perché betta mezzo pot. In ogni caso il punto fondamentale di questa mano è quello di farvi capire come giocando way ahead, way behind e quindi la situazione che si è verificata al turn ci ha permesso e ci permetterà di beneficiare della stessa azione in spot differenti. Come vi dicevo, per esempio con 6-5 suited giocheremo in check fold al turn, mentre con asso 7 suited abbiamo giocato in check call. Quindi non è vero che ogni volta che dopo una continuation bet al flop fuori posizione giocheremo in check, sarà per giocare in check fold. Questo bilancia quindi il nostro range. Ed eccoci all'ultima mano dove possiamo valutare il concetto di way ahead, way behind. Come vedete apriamo con asso-asso e al flop abbiamo un overpair. In questo caso sicuramente lo spot è discutibile, ma secondo me siamo way ahead, way behind. Questo perché? Perché il nostro avversario donk betta e nel suo donk bet range sicuramente ci sono delle donne, ma allo stesso modo ci sono anche tutte le mani che sono bluff o che comunque avranno al massimo due o tre outs per battere appunto il nostro asso-asso. Quindi o saremo noi ad avere due outs, ovvero due assi per battere un'eventuale donna nel suo range, o sarà lui a averne due o al massimo tre per migliorare la sua mano da coppia o pocket pair a set o trips, insomma full house. Sicuramente quindi un raise mi sembra logico, non ha nessun senso perché faremo foldare con la nostra aggressività tutte le mani peggiori in questa situazione way ahead, way behind. Una volta chiamato il flop, quindi che è un call abbastanza scontata, una volta analizzata la situazione, il nostro avversario donk betta di nuovo e l'opzione migliore e la linea da seguire è sicuramente quella di chiamare nuovamente. Bene, il nostro avversario come vedete donk betta anche il river. E una volta che ha donk bettato river, noi non possiamo più foldare perché abbiamo scelto una certa linea proprio per tenere dentro nel suo range tutte le mani che battiamo, oltre alle donne. Se noi avessimo raisato ad un qualsiasi punto e ci fossimo trovati il suo all-in, sicuramente il fold sarebbe stato opinabile perché sarebbe stato comunque valutabile proprio perché una donna avrebbe giocato così. Ma noi gli abbiamo lasciato spazio di manovra e gli abbiamo lasciato giocare come le donne tutto il resto del suo range. Quindi il call al river non è assolutamente da prendere in considerazione perché se foldassimo qua asso-asso dovremmo foldare tutto il nostro range che non fosse un full house, quindi che non fosse 6-6, 2-2, 4-4 o una donna. Infatti in questo spot giocherei allo stesso modo con asso-asso come giocherei con 7-7, proprio perché non ci sarebbe nessuna differenza. Questo perché? Perché non mi aspetto che un giocatore del No Limit 25 sia in grado di giocare in bet-bet-bet con una pocket pair media, quindi non mi aspetto che 7-7 possa perdere da mani come 8-8, 9-9, 10-10, che non penso il nostro avversario ci girerà mai in questo spot. È quindi sicuramente troppo weak, sarebbe troppo weak giocare in call flop e call turn per poi foldare il river. Spero quindi che anche questo esempio finale di way ahead, way behind, magari un po' estremizzato, vi sia chiaro e appunto vi faccia capire bene come funzionano queste dinamiche. Per questo video è tutto, io sono Fabrizio e vi saluto dicendovi che nel prossimo video andremo a vedere interamente mani d'esempio che tratteranno gli argomenti visti nei primi tre video teorici. Dal quinto video in poi il nostro soggetto cambierà dal gioco full ring a quello short-handed e quindi anche il nostro pubblico potrà eventualmente evolversi e capire anche il gioco short-handed. Un saluto da PokerStrategy.com.